Bentornato, bentornati, ciao, nello suo millante canale. Annalisa Superstar? No, non è Casa Superstar, perlomeno il mio canale è un canale pulito. Diciamo che sono giorni abbastanza concitati questi e quindi adesso ho appena finito di smontare il salone, pulire il salone, adesso passo la cera perché ho già sgrassato e sciacquato il pavimento, ho pulito tutto lo zoccolo, perfetto. Adesso passo il lavancera. Volevo passare la cera, ma ho dimenticato la lucidatrice. Quindi, pazienza, andiamo con la lavancera. Ciao, oggi è mercoledì e tutto va bene. Ricordati che devi pulire. Anomala, nel senso che praticamente io fino ad oggi è come, cioè ho fatto un pezzettino ieri, ma non so quanto tempo è, non ho vloggato tantissimo. Scusi. Grazie. Allora, questa mattina stiamo andando a Catania. Il mio marito sa fare accento catanese, vai. Catania! No, che tanto quando mi dicono le persone, parli come Carmen Consoli. Ma dove? Se mi dici come Teresa Mannino, ancora, anche se non è proprio vero, però. Mi sono zitta, ma vabbè, Teresa Perché Mannino. non conoscono la differenza alla Però come Carmen Consoli. Comunque, anyway, perché è siciliana, appunto. Stiamo andando a Catania, non a Catania, Catania, stiamo andando all'IKEA. Perché devi sapere che a Palermo non c'è IKEA. L'IKEA più vicino è a Catania, alle porte di Catania. E quindi stiamo andando alle porte di Catania a fare una visita all'IKEA. Allora, tu devi Sì, sapere. portiamo noi stetoscopio, camice. Cretino, io pure. Mi sono fermo, ho detto, ma che vuole dire? Allora, ti spiego cosa succede. Non avendo IKEA vicino casa e dovendo fare 2 ore e mezza all'andata, 2 ore? 2 ore e mezza? 2 ore e mezza all'andata e 2 ore e mezza al ritorno. Noi quando andiamo facciamo spesona, capito? Quindi prendiamo cose, tante cose. Ora capita pure certe volte che tipo. È capitato che al ritorno da un viaggio, magari siamo da quella parte della Sicilia, al ritorno passiamo all'IKEA. Vediamo, diamo un'occhiata così. Beh, la cosa che a me fa un pochettino ridere è che se io penso, viene da dire Comune di Palermo, virgola, Regione Sicilia, virgola, IKEA, ma quando la smettete di fare i cretini e aprite IKEA anche da quel lato di Sicilia, punto interrogativo? Perché quanti anni è? Partendo da due presupposti, la Sicilia è la regione più grande d'Italia. È Del mondo. la regione più grande Grande d'Italia. d'Italia. Non come numero di abitanti, ma come superficie, è la più grande d'Italia. Roma ne ha due. Solo Roma ne ha due. E forse ne ha 3, non ne sono sicura, però Però dico più di uno io, sì. più di uno sicuramente. Perché Sicilia, la Sicilia è la regione più grande d'Italia, dove ci sono due poli come Palermo da un lato, o Trapani, puoi mettere Trapani. Palermo, Sicilia occidentale e orientale, non facciamo due punti, anche perché siamo uniti da questa cavolo di autostrada No, e autostrada siamo terribile, governati da un terribile. popolo di deficienti che No, ma l'angolo del. L'angolo. Allora, vai. Visto che ci sono 230 km, non so con esattezza quanti chilometri sono, dico, questa autostrada subisce sempre variazioni, interruzioni, sembra la Salerno Reggio Calabria, non viene fatta mai. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, l'ultima volta che siamo stati all'IKEA, no, sì, l'ultima volta che siamo stati all'IKEA, che è A stato febbraio. quest'inverno al ritorno da un fine settimana a Ragusa, praticamente era il periodo in cui avevano fatto una bretella nella Palermo-Catania. E Ancora quella funziona. c'è ancora quella bretella, Meno perché male. vorremmo dire che è crollata l'autostrada Palermo-Catania. Lo sanno. Sì, vabbè, no, metti che Sta magari uno non vergogna l'abbiamo segue. distribuita in Sì, è una tutta Italia. bellissima vergogna, se è vero, giusto. Ma ci Che hanno stavi chiuso. dicendo? Aspetta, aspetta, aspetta. Praticamente, sai cosa ci ha detto quando siamo andati a Catania e lì abbiamo preso qualche cosina? Ci hanno sentito parlare. Il ragazzo che lavorava lì al bar dell'IKEA ci ha detto: Ma siete di Palermo? Sì, dice: Comincia a essere raro sentire accento palermitano. Anche poi ci siamo un pochettino informati. Abbiamo chiacchierato con lui e lui ci ha detto: Voi non avete idea da quando è crollata l'autostrada. Dice: Praticamente quanti palermitani e trapanesi c'erano qui in giro? Dice: Ma tutti i giorni. Anche Cioè, torniamo prima a che casa, prima crollasse. che crollasse l'autostrada, torniamo a casa così per curiosità abbiamo cercato. Praticamente hanno avuto un crollo, non mi ricordo di quale percentuale delle vendite, ma una percentuale
importante, no? Tipo del 3%. E quando ti manca mezza Sicilia? Perché praticamente tutto il bacino di Palermo e di Trapani era stato spiazzato perché l'autostrada non funzionava. Poi hanno fatto sta bretella. Comunque Ikea, Regione Sicilia e Comune di Palermo, va, ci avete rotto le scatole, guarda, non ci crede più nessuno alle cose che dite. Va bene, 4 minuti e 22 palermitana, perché vabbè, non so, ma forse hanno firmato un ma passo Filippo, in più del protocollo di sicurezza. Noi ancora ci dovevamo sposare, ci sentiva che dovevamo aprire a Catania, poi dovevamo aprire a Palermo, poi hanno trovato il posto, poi hanno trovato il terreno. Parliamo di un'altra realtà? No Filippo, solo 4 minuti. No aspetta, ma dobbiamo parlare di un'altra realtà, perché Palermo viene sempre bistrattata. C'è Melilli, Siracusa, Decathlon, Milazzo, che non fa rima con niente, che non fa niente, rima con niente, Catania naturalmente, Decathlon, Palermo, Gruppo Shan, ma, Gruppo che, Shan. Ma che fate? Dormite? Ma amore mio, abbiamo aperto l'angolo della polemica. Cioè praticamente la città più grande della Sicilia col maggior numero di abitanti è andata ad aprire a Milazzo, che non fa rima con niente. Cioè è Caltanissetta, scusa, San Cataldo, Caltanissetta, quindi sono 4. No, attenzione, nulla togliendo a questi posti, non... Ma noi siamo la città più popolosa della Sicilia e praticamente non è una niente. Attenzione, pure... scusami, devo fare una piccola specifica. Galleria! No, parla! Scusa, è per vero questo. Che comunque, il problema probabilmente non sta nelle aziende. Perché loro magari vorrebbero pure aprire. Io ho detto Regione Sicilia. Sono i nostri amministratori. Io quello ho detto. Comunque, nulla togliendo, il fatto è questo: la bellezza di una città non si misura con i negozi che questa città possiede. Questo è il nostro parere, parlo pure per conto di Filippo. Però, sai, ora si chiede perché questi posti fanno lavorare, fanno girare un pochettino l'economia. Cioè, in ogni caso, i posti di lavoro si creano. Quindi, uno, anche per questo. Ma abbiamo The Media Award per ora. In compenso abbiamo The Media Award, sì. No, veramente è un Onyx, quanti ne abbiamo? 853 no, euro. È un Onyx, ci sono. Bruno. Uno solo? Bruno. Abbiamo 2000 expert. Ah, expert. Vabbè, basta. Basta. Ciao Ikea, abbiamo passato con te le 6 ore? 7. 7 ore della nostra vita, ci sono stati con noi pure Gabriele e Ombretta. E per un po' di tempo pure Enzo, ma Gabriele e Ombretta siamo stati con loro. Abbiamo comprato tante cose, abbiamo comprato tante cose. Cestino e candele non ne abbiamo prese. Ma anche perché fa caldo. Fa caldo, poi ho preso questo caffè qui per la caffettiera americana, questo caffè qui per la caffettiera americana e poi un coso per le posate. Un coso per le posate? Un coso per le spezie e un coso per il sapone per i piatti. Cose, abbiamo comprato cose. Ciao Ikea, e tu mi piaci. Quando dici tu apri a Palermo, ciao. Ma solo quando dici tu. Ci vediamo fra un anno, perché noi veniamo una volta l'anno. Ciao. E tu ti sei divertita? Pagnottella? Lois è stanca, gioia mia. È stanchissimo. Il cane che va all'Ikea. Che vuoi mettere a tornare all'Ikea stanchi, esausti, e montiamo una lampada?
È proprio più forte di lui. Ogni volta che andiamo lì e compriamo qualche cosa, anche se è esausto, stanchissimo. Siamo oggi, allora vabbè, dentro di casa si stava bene come clima perché c'è l'aria condizionata. In macchina abbiamo tenuto l'aria condizionata. Poi a un certo punto, quando siamo entrati in città, abbiamo cominciato a sentire caldo. Ma siamo veramente stanchi. Leggiamo in islandese, sì. Ma sicuro c'è l'islandese. Che scemo. Lui deve montare le cose. Con tutto ogni volta è esausto. Ma le monta, lui gli piace montare le cose. Sta montando questa piantana. Io parlando con te adesso lavo i piatti perché ancora quella cosa in casa nostra non è arrivata, ma prima o poi arriva. Io confido nel tempo. Mi strucco, anzi no, mi faccio la doccia e mi vado a coricare. Lui vuole montare cose, che monti cose. Cocco, monta la piantana. Subito. La mia mamma mi ha comprato queste, che sono le mie preferite in assoluto. Io non mangio mai caramelle, ma queste caramelle mi fanno diventare pazza. E pure il cane. Oh! Esco d'insole. Queste caramelle sono spettacolari. Mettile a fuoco, gentilmente. Mettile a fuoco, mettile a fuoco. Ciao, cane. Ma ci si può, sì, oggi sono terribili. Ci si può commuovere guardando i propri video. Io avevo rimosso che in questo diario mi metto a piangere. Ovviamente ho tagliato la parte, figurati. Ma non me lo ricordavo che mi sono messa a piangere. Mi sono commossa. Ma si può commuoversi? Questi chiari sono devastanti certe volte. Anyway, adesso me la gonfia oggi. E dire che sono sveglia alle 5, no, poco prima delle 5, che è notte a pranzo. Sono tutta gonfia, tutta gonfia. Ma mi fanno male le caviglie. Una in particolare, la caviglia destra. In particolare quella destra. Che c'è bell'uomo. Sto prendendo il metro. Oggi non sono bella. Sei sempre bella. Bugiardo, però continua a mentirmi. Questa sul giornale mi somiglia vagamente. Diciamo che lei è truccata, pettinata. Tra l'altro, avevo la piega fatta il giorno prima che ero stata a matrimonio. Quindi, avevo ancora i capelli buoni, eh. E questo cane somiglia a un cane che io conosco. Guarda. Questa settimana sono troppo una VIP, guarda. Troppo, ero su Two Style. Troppo una VIP. Niente, chi mi ferma più adesso, veramente. Cioè, io, niente, la mia autostima sta raggiungendo dei picchi indescrivibili con questa intervistona. No, Two Style, no, io sono troppo una VIP. E beh, questo vlog ha il titolo Sono troppo una VIP, che è proprio anche l'italiano, guarda. C'è questa che mi somiglia. Ah, frase di mio padre. E ora ti voglio vedere sull'espresso. Papà, ma c'è donna a fare sull'espresso? Comunque, e mia madre si è commossa. E anche mio marito. Ciao. Ciao. Non ne frega niente di te. Cos'è questo rumore? Ah no, ma va a casa nostra. Niente, volevo fare partire l'angolo dello smerdone, ma mi sono appena ricordata perché. Ho saltato un paio di filmati nella cartella che evidentemente io non mi ero registrata. Niente di un video do it yourself in cui mi cade rovinosamente il coso con il fiorellino che avevo fatto, si è spampinato in 2000 pezzi e io con molta nonchalance mi parte sempre all'angolo della parolaccia carpiata. Aspetta.
ho riassemblato tutto, ho rifatto tutto da capo. Ha finito di esportare, ho appena fatto la thumbnail. Ora lo carico. Allora, casa a soqquadro. Mi sento confusa, mi sento male. È stata una settimana, questo vlog non ti ho portato molto in giro, hai visto qualche cosa in giro così per le Madonie, il mare di un lato di Palermo che noi solitamente non frequentiamo, che è il lato ovest, zona Trabia, credo che sia quella, che comunque il mare lì è qualcosa di splendido, veramente spettacolare. Lì noi solitamente andiamo in zona trapanese, però non te lo so dire neanche io perché andiamo sempre da quella parte, non lo so. Comunque, non ti ho portato molto in giro perché ho cominciato a fare vlog, a riprendere i pezzetti del vlog in ritardo, tra virgolette, perché è stata una settimana veramente molto movimentata e quindi infatti non ho caricato per 2 giorni video, non ho caricato un giorno in Anaïs Superstar e un giorno in casa Superstar, perché è stata una settimana veramente movimentata, quindi so che sei una donna intelligente, un uomo intelligente, che gli amici miei qua sono intelligenti e che non casca di certo il mondo se si salta un video ogni tanto, ecco, anche perché certe esigenze vengono assolutamente prima di YouTube, che comunque è una bellissima e importantissima fetta della mia vita. Mi ha salvata quest'anno da non sai cosa, diciamo. Allora, ce la faccio anche oggi. Ci vediamo. Lo chiudo qua, guarda, perché mi dedico a casa. Guarda cosa c'è qua. C'è una macchietta di caffè nello studio. No, no, guarda. Nello studio, in questo magazzino, perché è tutto perché è uno studio. E allora ci vediamo la settimana prossima, quindi lunedì, con il video haul degli ultimi acquisti che credo che abbiamo completato con quest'anno, gli acquisti tra cui un affare, una giacca stupenda, niente, ma veramente stupenda, bellissima, niente. Durante la settimana avevo preso appunti, aspetta, qua c'è il mio quadernetto, vediamo se li trovo subito, altrimenti perché ho nel quadernetto di... no, nel quadernetto rosso che ho fuori, no, niente, comunque ho preso già appunti, mi sono venute le idee molto molto carine, vediamo se riesco, le sviluppo questa settimana e ci vediamo domenica prossima con un nuovo vlog, andiamo un po' più in giro e ti faccio vedere cose molto più belle, perché io spero che la settimana prossima sia un po' meno movimentata, lo sarà sempre. Ma meno di questa che è appena trascorsa. Ciao e che le stelle siano con voi. È sabato mattina, ma per quanto mi riguarda sembra venerdì sera. Ho lo stesso livello di stanchezza e rimbecillimento.